Lucio Avellino, partiamo subito dall'importanza di questa vittoria. È tanto importante, noi eravamo consapevoli che se oggi sbagliamo loro se allargavano troppo, la classifica se ne andavamo meno 11, allora era molto difficile rientrare per la lotta, ma dopo questa vittoria adesso siamo meno 5, siamo ancora indietro, ma l'importante è che noi adesso abbiamo capito che possiamo lottare per questo, e abbiamo una grandissima squadra e anche se loro pure sono una grandissima squadra, rispettiamo tutti, ma noi siamo consapevoli del valore nostro, no? Ecco, c'è stato un momento in cui la partita poteva sfuggire di mano, magari quando eravate sul 3-1? Penso sì, può essere, quel calcio a 5 mai si sa niente fino a che finisce la partita, può succedere di tutto, meno male che abbiamo chiuso la porta, diciamo, la difesa, abbiamo difeso bene il secondo tempo, loro non hanno segnato e questo ci ha permesso di stare più tranquilli e di contrapiedi finire questa partita che se loro quando stavamo 3-1 segnavano si poteva mettere molto difficile. Sul piano tecnico invece è stata una buona partenza vostra, anche l'infortunio di Leandrinho può aver cambiato le sorti dell'incontro? Ma no, non credo che serva cercare scuse, siamo partiti non bene, non abbiamo giocato bene, Latina ha giocato una gran partita, va reso onore a Latina che ha vinto meritatamente, poi le scuse lasciano sempre il tempo che trovano, quindi penso complimenti a Latina, hanno giocato meglio di noi, hanno meritato la vittoria. Qualche recriminazione potremmo averla, ma non credo che cambi niente da un punto di vista proprio del commento sul risultato. Insomma, Latina ha meritato, complimenti a Latina. Allora, a proposito delle recriminazioni, abbiamo visto quando il doppio pallone è entrato in campo, vi siete lamentati molto? Ci siamo lamentati perché quella è un'occasione in cui noi potevamo, avevamo buone probabilità, in contropiede eravamo 3 contro 1, potevamo magari portare il risultato su 3-2. C'è stato un gesto, diciamo, scorretto da parte del pubblico, da parte di qualcuno e chiaramente ci hanno bloccato un'azione di contropiede importante, sono cose che non dovrebbero succedere, però non possiamo certamente fare una colpa a Latina di questo. E adesso in campionato cosa succede? In campionato succede niente, succede che noi ripartiamo da dove eravamo rimasti, prima o poi doveva accadere che arrivasse una sconfitta, è arrivata contro una squadra che io continuo a ritenere una delle candidate alla vittoria finale, quindi non c'è niente di strano, abbiamo accusato un passaggio a vuoto normale. Dopo un ottimo inizio a livello personale, quello scontro con Gimenez ti è costato caro. Come stai? Ho preso una bella botta, no? Ho preso il muscolo qua, però adesso mi fa un po' meno male. Però della partita abbiamo giocato bene nel primo tempo. Abbiamo sofferto anche perché la squadra loro è fortissima. Però penso che è stata una bella partita anche per i tifosi. Palazzetto pieno, qua è proprio bello. Temi adesso dopo questa partita, temi la rimonta del Latina che comunque rimane una delle favorite di questo campionato? Sì, quello sì, Latina da inizio era la favorita per vincere, però noi, nostra squadra sta facendo bene fino adesso, siamo 5 punti ancora davanti di tutti. Mister Marcello Battista, intanto era la partita che si aspettava? Ma guarda, si aspettava sempre di vincere, poi il risultato sempre è sommatoria del lavoro che i ragazzi hanno messo, cattiveria giusta, perché la concentrazione che hanno messo in campo, che qualche volta è mancato. Io sempre ho detto a loro che questa squadra che abbiamo, questa rosa, se entra in campo concentrato, con la giusta cattiveria, con la determinazione come abbiamo fatto oggi, è difficile che sbagliamo qualche partita. Purtroppo, già da inizio stagione, tra squalifica e infortunio, siamo stati penalizzati, però tutto sommato, penso che la prestazione di oggi, spero e mi auguro che i ragazzi mettano a testa una volta per tutte, que o grupo é forte e que metendo em testa, fazendo com esse justo agonismo, possamos jogar fino na fim. Dopo l'inizio un po' difficile siete riusciti a riprendervi con tante vittorie consecutive, dopo questa inizia di nuovo il campionato del Latina? Mi spero, mi auguro che sì, che i ragazzi una volta per tutte mettano in testa che questa squadra completa è mettendo a cattiveria giusta, come l'ho detto, è difficile di sbagliare, però quando tu entri in campo non può mai dire prima che vai vincere, uno può puro pensar, però mai dire, porque dopo quando entra ali dentro, ci sta l'avversario, si deve avere rispetto. Quindi oggi penso che i ragazzi hanno interpretato benissimo la gara. Siamo ancora 5 punti dentro, magari se avessimo vinto settimana scorsa scendeva 3, però non fa niente.